Buonasera dal Pala Quarta Lauretti di Monteroni, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale con l'intervista ai protagonisti di questa stagione 2020-2021 della Quarta Caffè Monteroni, protagonista a sua volta nel girone C del campionato di Serie C Gold. Come nostro primo ospite quest'anno il capitano della formazione salentina, Francesco Leucci. Buonasera, ben ritrovato Francesco. Buonasera Matteo. Ecco, si ritorna finalmente in campo dopo oltre un anno di attesa. Domenica scorsa partita importante con Altamura. Quali sono le tue emozioni del rientro in campo? Sì, ritornare in campo è stata un'emozione fantastica. Lo aspettavamo da più di un anno. Le emozioni erano quelle delle prime partite in età giovanile, mettiamola così. In un certo senso sentivamo tutti tanto la partita, però poi nel momento in cui ti trovi sul parquet a fare riscaldamento con un gruppo così coeso, tutto viene da sé. La partita penso che abbia parlato chiaro, ecco. Proprio la partita, abbiamo parlato anche con coach Argentieri a fine match, ha dimostrato fin da subito una cosa abbastanza chiara, un gioco corale spumeggiante, una squadra che sembrava quasi si conoscesse da tanto tempo. Quali sono le tue impressioni su questa partita? Sì, in effetti Matteo, è proprio così, una squadra che si conosce da tanto tempo perché questa squadra quest'anno è composta da ragazzi per lo più monteronesi o come Durini, Simone Salamina, ragazzi che hanno già vissuto e calcato questo parquet, il parquet di Monteroni, quindi ci conosciamo tutti molto bene sia in campo che fuori, sappiamo quali sono i nostri limiti e i nostri punti di forza. Con l'aggiunta di Diego Banti non possiamo altro che dire di aver migliorato il roster e averlo reso ancora più esperto di quello che è. Ecco, adesso ci prepariamo a vivere una stagione sicuramente diversa dal solito e dalle altre. Che campionato possiamo aspettarci con tutte le imprevedibilità? Sì, esattamente così Matteo, un campionato imprevedibile perché l'assenza del pubblico a Monteroni è una cosa fondamentale, il pubblico, conosciamo tutti il carisma che riesce a dare ogni domenica, ogni partita, però nello stesso tempo la squadra è abbastanza come dire, affamata di giocare e di vincere, quindi credo che questo sia il percorso giusto. Volevo fare un appello a tutti i tifosi e dire di continuare a sostenerci così come hanno fatto la settimana scorsa, perché noi abbiamo bisogno di loro, anche se la domenica non sono qui con noi. Noi sappiamo che sono qui anche non fisicamente. Ecco. E un'altra cosa ci tenevo a dire, che la vittoria di domenica è dedicata al nostro presidente, l'avvocato Luigi Messa, una persona strepitosa che rimarrà sempre nei nostri cuori e i suoi insegnamenti rimarranno sempre con noi. Ciao Luigi, ti vogliamo bene. Queste belle e importantissime parole di Francesco, noi chiudiamo qui questa intervista ringraziandolo per la disponibilità. Vi ricordiamo sempre di seguirci sul nostro sito, sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e Instagram. Buona serata.